Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, torna in città per questa Palermo Football Conference. È sempre e comunque un piacere, direi, tornare in un luogo dove hai speso professionalità ma anche tanta passione. Sì, no, è bellissimo, a parte che Palermo è sempre bella anche se non ci sei mai stato, quindi la maggior ragione per me è che ho avuto modo di apprezzarla quotidianamente. Devo dire che è stato un piacere, ma un pochino anche una tristezza, perché rivedere questi luoghi in cui mi sono trovato così bene è stato un pochettino doloroso, però ci sono anche tante tante cose belle che continuerò a portarmi nel mio cuore. Allora, a Novara tanti rimpianti per il Palermo di Bruno Tedino. Direi che è stata un po' una partita emblematica, perché ci sono stati i soliti problemi di approccio nei primi 45 minuti e poi le solite difficoltà di gestione nel finale di gara. Purtroppo una prerogativa che ha caratterizzato un po' tutto il campionato del Palermo. No, difficoltà di gestione a Novara non ci sono state, perché poi in realtà una volta che la squadra era passata in vantaggio ha avuto occasioni per ripartire, ha avuto l'occasione con Nestorowski, quindi diciamo che il gol del Novara poi fondamentalmente è stato abbastanza occasionale, dovuto alla prodezza contro di Sciardone, che è stato molto bravo a impattare la palla sul primo palo. No, non direi che sia emblematica, perché questo Palermo, come ho sempre detto fin dall'inizio, se ha avuto un problema l'ha avuto di approccio. Ecco, l'approccio di Novara è stato il solito, cioè quello di una squadra che cammina sempre borderline fra la consapevolezza e la presunzione, come ho spesso detto io, e questo ha pagato passando in svantaggio, dovendo poi rimontare, e il rimontare ti dà sempre comunque un dispendio di energie, e in questo caso qui magari a volte questo dispendio di energie lo paghi nel finale, come è accaduto purtroppo a Novara. Si parla molto del ruolo di Igor Coronado, che parte fondamentalmente da mezzala, c'è chi dice che andrebbe molto di più da trequartista puro. Dico, fondamentalmente rispetto all'ultimo Coronado forse è cambiata la condizione, la brillantezza, perché il ruolo mi sembra che insomma non si sia modificato più di tanto. Coronado, Igor è stato impiegato in più ruoli anche in passato, anche a Trapani in tanti ruoli, non è che è forse proprio per questa sua duttilità, per questa sua capacità. Io direi che Igor è un giocatore che sa giocare molto bene al calcio, e quindi quando lo metti in campo, soprattutto dalla metà campo in poi, può fare qualsiasi cosa in qualsiasi ruolo. Credo che il mister lo stia utilizzando nella maniera giusta, anche a seconda dell'avversario che ha davanti. E credo che Igor in questo momento ha ritrovato anche una condizione psicofisica importante, e questo gli permette di esprimere tutte le sue qualità. La maturazione e la crescita di Nino Lagumino è un po' una tua vittoria, perché quando in pochi ci credevano tu continuavi a sottolineare, guardate che Lagumino, se trova fiducia, se trova continuità, può diventare determinante. Il campo ha detto che avevi ragione. Sì, sono molto contento per Nino, perché Nino ha lavorato anche su se stesso. Dopo qualche giro di andata, c'è stato un momento in cui aveva avuto una flessione perché lui pensa di avere più spazio, e abbiamo parlato a quattro occhi, e lui, Nino, è stato bravo a rimettersi in gioco, a mettersi a disposizione. In sede di calciomercato lui aveva tante richieste, e io gli ho detto: tu sarai uno degli attaccanti che contribuirà a portare il Palermo in Serie A, non sarai né il numero 1, né il numero 2, né il numero 3, né il numero 4, sarai uno dei 4-5 attaccanti che contribuirà a partire. E questo dipende da te, giocare più partite o meno partite dipende dal tuo impegno e dalla tua applicazione. Questo è accaduto e sono molto molto contento per il merito, soprattutto suo. Abbiamo sottolineato come spesso e volentieri sei stato impeccabile anche nella gestione psicologica e motivazionale dei calciatori. Un esempio lampante è quello di Eddie Gnaoré, che ha attraversato un periodo difficile, rischiava di perdersi un po', ma insomma alla fine l'avete tenuto su dal punto di vista psicologico, adesso sta rispondendo alla grande sul campo. Eddie è un altro giocatore che ha grandi qualità fisiche e tecniche, doveva cercare prima dentro se stesso le motivazioni per dare continuità alle sue prestazioni, adesso lo sta facendo. E non, sì, il mio lavoro può essere stato importante come quello allenatore, ma la molla è scattata dentro di lui, e lui deve complimentarsi con se stesso per questa continuità che sta finalmente trovando. I polacchi sono certamente il tuo fiore all'occhiello, Pavel Davidovic, grande duttilità sia da interno di centrocampo ma anche da terzo centrale di difesa. Ecco, qual è il ruolo a tuo avviso che esalta maggiormente le sue caratteristiche? Io credo che sia, come dicono in Europa, un grande number six, cioè un giocatore bravo a giocare davanti alla difesa, quindi il suo ruolo, il centrocampista è il suo ruolo più naturale, poi ha questa grande capacità di gioco, questa grande duttilità che lo aiuta e gli permette di giocare in qualsiasi parte del campo, però ripeto, in mezzo al campo esprime meglio le sue qualità. Che succede a Ilya Nestorowski? Il
sì, credo che abbia pagato l'infortunio pre-campionato, pre-sosta, perché dopo lo poi è rientrato dopo e sta facendo fatica a ritrovare una condizione eccellente, però non si discute, sono convinto che nelle prossime partite ritornerà quello di sempre e darà una mano, fermo restando che comunque da capitano sta giocando, sta lottando, sta dando tutto se stesso, è un grande esempio per tutti, quindi al di là del rendimento di qualche gol che sta prendendo meno, però il suo attaccamento in questa maglia è veramente straordinario, da capitano vero, e di questo bisogna dargliene atto. Nel corso del tuo mandato, grazie a un'opera diplomatica congiunta, siete riusciti a contenere l'esodo dei nazionali in un momento fondamentale del campionato, la stessa cosa non è accaduta adesso, ti sei dato una spiegazione? No, spiegazioni non me la sono data, io posso dare spiegazioni per quello che faccio, non per quello che non faccio. Forse era un momento, questo forse è stato un momento differente e le federazioni hanno fatto scelte diverse. Cioè, il successo diplomatico di novembre, dicembre è stato un successo importante. Ripeto, parlo per ciò che ho fatto e che ciò che conosco. Non conosco le dinamiche di queste ultime convocazioni, quindi non mi permetto di giudicare. Per quanto mi riguarda, l'ultima domanda, tu sei stato molto franco, hai sottolineato più volte quelle che erano le operazioni di mercato che avevi sottoposto al padrone, indicando anche ruoli e obiettivi. Ecco, guardando le difficoltà adesso sulla corsia di sinistra, con il perdurare l'assenza di Alesani, Rolando che ha sempre qualche problemino, ecco, forse l'esterno è il colpo che ti è rimasto più in canna, che rimpiangi maggiormente, potevi insistere più, potevi importi più in quel senso. Comunque in quel ruolo siamo stati particolarmente sfortunati, perché l'infortunio di Alesani, poi anche le difficoltà, la sfortuna anche di Rolando, perché effettivamente Rolando ha dimostrato quando ha giocato di essere assolutamente all'altezza, quindi di essere stato anche un altro acquisto indovinato, per cui lo stesso Cimischi ha fatto molto bene, quindi poi fondamentalmente è un ruolo assorbibile. Ripeto, quello dell'esterno a sinistra rimane una carenza che ci sta, che c'è nel ruolo, ma non è una carenza che può determinare la mancata promozione o meno. È sicuramente qualcosa che poteva essere fatto, non è stato fatto, ma la squadra rimane forte lo stesso. Direttore, lei ha avuto modo di fare sia il mercato estivo che quello di gennaio. Tra entrambi i mercati qual è il suo rimpianto maggiore? Se forse la Botka che aveva trattato in estate. Ma la Botka, per quello che è poi stata la sua valorizzazione in corso di stagione, è stato un mancato colpo clamoroso. Però devo dire che poi alla fine, da un punto di vista tecnico-tattico, ci è mancato meno, perché alla fine Iaia lo sapeva, sta facendo una stagione straordinaria dentro e fuori dal campo, come ho spesso sottolineato io. Abbiamo preso Davidovic, quindi forse da quel punto di vista qui la Botka è stato forse, anche se poi il più appariscente dei colpi mancati, però da un punto di vista tecnico-tattico è stato quello che meno ha influito. Forse, ripeto, l'assortimento del reparto offensivo forse rimane l'aspetto sul quale si poteva lavorare. Zamparini ha dato il voto 10 al suo mercato, lei che voto si dà per quanto riguarda il mercato di gennaio? No, io il voto me lo darò alla fine del campionato, quando il Palermo avrà raggiunto l'obiettivo che tutti ci auspichiamo che venga raggiunto, allora mi darò un voto, altrimenti poi si rischia, come caduto il Presidente, che dopo 10 giorni ci si rimangia quanto detto. L'ultimo, per quanto mi riguarda, ovviamente guardi anche al futuro ed è chiaro che stai ricevendo numerose lusinghe perché ti sei rilanciato professionalmente alla grande ed una piazza importante come Palermo. Ecco, ma quanto sei ancora con la testa e con l'anima dentro questa realtà? Quanto ti senti, anche se non ufficialmente, ancora parte integrante di questo gruppo e di questo club? Io mi sento fisicamente, non sono qui, ma veramente mi sento come se non fossi mai andato via, perché ci sento dentro tanto lavoro, tanta passione, come hai sottolineato tu. Io sono stati 8 mesi bellissimi e non credo che un esonero possa togliermi tutto quello che io ho dato, tutto quello che io sento per questa società, per questa squadra. E quindi sicuramente, ripeto, dal punto di vista fisico non ci sono, ma moralmente con il cuore succede tutto. Lei ha parlato più volte di cosa pensa, insomma, di questo esonero, però non ha mai detto cosa ha provato nel momento in cui la società gli ha comunicato questa cosa, cioè è rimasto sorpreso. Sorpreso no, perché purtroppo, per fortuna, sono da tanti anni in New York calcio e certe cose li hanno usato un attimo prima, ancora prima che forse gli altri ce l'abbiano in testa, io già le ho annusate. E devo dire che con grande sincerità
dopo la sconfitta di Foggia, già nell'immediato post partita, ho avvertito qualcosa. E allora piano piano, da un che ha visto tante volte tante cose, ho cominciato a prefigurarmi uno scenario che purtroppo poi si è avverato. A posto, grazie.